20, 11 minuti, anche oggi iniziamo con qualche minuto di ritardo, ma recupereremo anche questo ritardo di oggi con una nuova puntata di YouTubers The Radio Show. Buonasera, buonasera a tutti cari ragazzi, come state? Spero bene. Mi sentite con una voce un po' migliore rispetto a quella dell'altra settimana, perché nonostante io sia continui ad essere raffreddato, il mal di gola è un po' passato e ho fatto pure la rima, così sta tutto perfetto. Tornato anche da Barcellona, quindi sto sempre in giro, sono un'anima vagante, mentre anime vaganti che arriveranno, si spera, sono Damiano, Daniele e Gianmarco, che stanno lavorando come sempre, ma non sarò da solo quest'oggi, perché comunque è qui al mio fianco uno degli ideatori, uno dei quattro, dei magnifici quattro YouTubers di series, ovvero Luigi. Anche tu sei tornato dalle vacanze? Assolutamente sì. Dove sei stato? Sono di bello? Sono stato in Calabria, sono andato a riposarmi mentre gli altri lavoravano. E quindi adesso giustamente lo scambio. Sì, ma io non ho capito, sei stato anche a Copenaghen tu? Sono stato anche. Ma non ti sei più cambiato? No, okay, sono rimasto proprio così, esatto. E con noi anche una presenza femminile, per dare un tocco di femminilità a questo programma quest'oggi, ovvero la... Questo è stato Luigi, adesso ve lo dico. La nostra Vanessa, che oggi sta anche dalla parte del microfono per aiutarci. Lei fa parte della nostra redazione. Tutti, cioè siete partiti tutti a questo punto. Tu dove sei stata? No, da nessuna parte, a casa a studiare. Molto bene, a studiare e lavorare per il nostro programma, giustamente. Assolutamente. Allora, oggi che cosa avremo? Oggi avremo una puntata un po' più tranquilla, più scialla, come si dice qua a Roma. Quindi saluto anche Tony dall'altra parte, sempre presente in regia, perché sarà dedicata alla musica in qualche modo, perché avremo ben due ospiti musicali molto interessanti, ovvero Alex e Tony Maiello. Entrambi saranno presenti, tra l'altro, con le loro canzoni all'interno del YouTubers The Web Series. E oggi, diciamo, andremo anche ad analizzare, a svelare un po' di segreti, di sorprese che ci saranno appunto all'interno della serie. È arrivato il terzo episodio, sta per uscire il quarto, dedicato diciamo ad Halloween. È questione, non dico di ore, nemmeno di minuti, è questione. È una questione, mi sembra anche giusto. Detto questo, io direi che allora, come sempre, potete seguirci e commentare attraverso Facebook, tramite le nostre pagine ufficiali che sono Radio Luis, YouTubers The Series e YouTubers The Radio Show. Scriveteci e commentate con noi, fate delle domande ai nostri ospiti di oggi, quindi se volete fare delle domande a Tony, ad Alex, scrivete pure sulle nostre pagine. Per ascoltarci su www.radioluis.it, noi iniziamo subito con della musica, ci andiamo ad ascoltare i Train con 50 Ways to Say Goodbye. Con 50 Ways to Say Goodbye. Tra l'altro, questa canzone, se voi avete sentito bene, cari amici ascoltatori, vediamo se hanno sentito pure loro qui in studio, Vanessa e Luigi. Eccola. Assomiglia a qualcosa l'intro. Non so se avete sentito le prime note della strofa. Vabbè. È praticamente la copia della canzone The Phantom of the Opera. Conoscete il musical? Certo, il fantasma dell'opera. Se tu adesso sei. Na, 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 na. E quindi hanno copiato, insomma. Vabbè, dobbiamo dire che Matteo studia il master di musica, giustamente. Sì. Non è che soldi buttati, diciamo, no. Così. Comunque, allora, ricordiamo appunto che potete scriverci e commentare con noi su Facebook, quindi se volete, avete delle curiosità da chiedere, da fare, in questo caso oggi magari a Vanessa e a Luigi, se insomma volete chiedere qualcosa anche di personale, potete farlo. Di personale cosa? Di personale, qualsiasi domanda, insomma, è lecita. Anche gli insulti, eh. Le domande sono lecite, poi rispondere è cortesia, quindi vediamo insomma se ci va di rispondere. E invece diciamo che durante la settimana, insomma durante questo ponte, appunto, voi YouTubers lavora sempre, tanto è vero che ha fatto una sorta di live intervista risposte multiple da Daniele e Gianmarco, riguardo insomma insieme a tutti gli YouTubers che in qualche modo hanno criticato questa serie, vero Luigi? Sì, diciamo che non sapevo che c'era nemmeno questa possibilità da parte di YouTube di partecipare a una live, cioè un evento proprio in diretta. E un YouTuber che salutiamo, Roberto Bonetti,
ci ho ospitato nella sua live per parlare appunto del programma, cioè della serie. E nel frattempo molti youtubers accaniti hanno... si sono affacciati, esatto, diciamo che hanno partecipato principalmente Daniele e Gianmarco. Poi successivamente la live sembrava che stesse per finire, per terminare, e quindi Gianmarco è uscito solo e è rimasto solo appunto Daniele. Quindi era Daniele contro tutti questi youtubers che lo attaccavano con delle domande, alcune lecite, altre invece proprio non stavano né in terra né in cielo, ecco. Io sono riuscito a vedere per ora solo 8 minuti perché appunto poi il computer mi si è impallato oggi, quindi tra l'altro avevo sentito l'inizio che parlava di Roberto, se non sbaglio, Roberto Bonetti. Roberto, sì. Bonetti, che diceva ma quindi c'è tutto un progetto dietro, c'è pure Radio Luis, eccetera eccetera. Cioè in realtà sì, ma nel senso è una cosa che è venuta man mano. Vogliamo dopo. Dire dove ci siamo conosciuti e te? Al Master. Okay. E quindi semplicemente per questo io facevo radio, i ragazzi mi hanno detto ma perché non organizziamo un programma radiofonico su youtubers per parlare non solo di youtubers ma anche insomma per fare questa esperienza radiofonica, e ho detto perché no, insomma mi sembrava bella l'iniziativa, tutto quanto, e ovviamente gratis. Ovviamente gratis, e questo lo dico sulla mia pelle perché sono 6 anni che sono qui a Radio Luis, posto meraviglioso, ma assolutamente a gratis, come si suol dire a Roma, quindi non becco il soldo di un quattrino nemmeno bucato. Oh, no. E purtroppo è così, quindi assolutamente gratis. A me però è arrivato un bonifico. È l'unica in manese. Non parlare. Ma perché tu fai parte della televisione? Ah, ok. Ah, e allora posso aggiungere anche quest'altra cosa? Anzi no, l'aggiungiamo dopo magari, così ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo musicale. Questa era la scelta di Damiano, che quindi insomma un po' in loving memory lo facciamo. Infatti ci abbiamo riascoltata pure mentre lavoravamo. Ci andiamo ad ascoltare un vecchio successo di Kelly Clarkson del 2006, questa è Because of You. Clarkson con Because of You, è scelta da Damiano, e quindi proprio come se fosse una colonna sonora della vita, vedi che sono arrivati Damiano e Daniele. Ale. Ciao ragazzi. Le coincidenze della vita, lo sulle note io. Della tua canzone. Correvamo, abbiamo sentito la canzone di Damiano. Grazie per aver preso la mia interpretazione che ho fatto su YouTube. Certo, del video che abbiamo visto adesso. Sì, anche la canzone, questa era la voce era la tua. Cioè, ma ti sei tagliato i capelli? Sì. E anche un po' tinti. E sono extension anch'io come Guglielmo, invitarlo. E quindi allora, tra l'altro, stanno già arrivando alcune domande per i nostri ospiti telefonici di oggi, quindi c'è già Martina che scrive delle domande per Tony, che tra pochissimo sarà il nostro ospite telefonico, ricordiamolo. Però appunto con Luigi e Vanessa prima stavamo parlando anche appunto di questa live chat che ti ha visto protagonista. Spettacolo. Visto protagonista Daniele e Gianmarco la scorsa settimana, insomma qualche giorno fa, giovedì, quindi sì. Il giorno di festa, vedi, si lavora anche il giorno di festa, e parlavamo appunto un po' di tutte le risposte che hai dovuto dare alla gente, insomma come ti sei trovato un po' in questo Daniele contro tutti anche? Guarda, 4 ore, uno versus infinito, no però guarda, no, è stata una bella live, sono usciti bei temi e siamo stati contenti, devo dirti la verità, più che altro perché abbiamo avuto la possibilità di rispondere e di sentire delle risposte sensate finalmente, più che altro per rispetto a quelle che avevamo letto magari o non letto per i troppi commenti, soprattutto sotto al primo video. Però siamo contenti anche perché abbiamo capito e assaporato il parere di qualcuno, come ad esempio il tizio qualunque, quel ragazzo che fa video su YouTube, lo youtuber, e devo dire la verità, ho trovato una persona veramente interessante, con una buona, con delle buone idee, e ci siamo confrontati, guarda. Anche Andrea Condra. No, ce ne sono tantissimi. Però almeno c'è stato il confronto reale, perché poi effettivamente. Poi abbiamo spiegato anche cose che non avevano né compreso oppure di cui non erano certi. Bene, certo. No, siamo stati contenti. E invece prima parlavamo anche il fatto, perché io ho visto 8 minuti per ora, solo perché poi il computer mi si è impallato. Io devo dire una cosa, per in onore di Daniele, non l'ho vista in diretta, però quella notte sono andato a dormire alle 4:10, me la sono vista tutta. Da mezzanotte, quindi alle 4:10, molto bene. Invece no, parlando anche del fatto, penso che ne avrei anche risposto, però diciamolo anche oggi in diretta, sul fatto insomma tante notizie su blog, siti, internet eccetera eccetera, di giornalisti eccetera, però diciamo che per esempio infatti anche oggi è qui con noi Vanessa, yes. Che Arisalve. Noi ciao, conosciamo, ciao. E lavora, l'ho visto lei per, la nostra, per la nostra TV, olè. E
quindi semplicemente c'è stato questo incontro, come è nato il programma per Radio Luis, come sono nate tutte le varie collaborazioni, conosciandoci, perché non facciamo così, perché non scriviamo un articolo. Ha già detto quanto le abbiamo dato. Un po' di mazzetti. Sì, l'ha già detto. Ha detto che gli è arrivato un bonifico, non ha detto la cifra. Ha detto la cifra, però no. Ma Bonifacio forse. Non è arrivato. E quindi insomma tutto è nato così tranquillamente. Sì, guarda, come abbiamo detto più volte, spesso abbiamo solamente chiesto, quindi come diciamo, come te abbiamo pensato di fare un programma radio, ci hai dato una mano anche tu, oppure qualcun altro abbiamo contattato e chiesto solamente, altri invece ci hanno proprio contattato loro dopo aver visto il teaser o il trailer, che volevano realizzare un video, un'intervista o una... Il che ora non mi sembra il caso, video. Di uno ti contatti e dici no, perché se no guarda, sembra brutto che no, noi iniziamo. No, ovviamente a noi fa comodo, cioè nel senso, più che altro perché si conosce un progetto che magari non è conosciuto da tutti o da non ancora da pochi, insomma. Perfetto, mentre Luigi fa il contorsionista. Allora vi ricordiamo che tra pochissimo sarà con noi al telefono Tony Maiello. Nel frattempo noi ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone all'interno della nostra puntata di oggi. È una novità, perché il nuovo singolo di colei che ci ha fatto ballare e canticchiare durante tutta quest'estate, ovvero Carly Rae Jepsen. Questo nuovo singolo si chiama This Kiss. Jepsen con This Kiss, ma dovremmo essere pronti al telefono con il nostro primo ospite di oggi, ovvero Tony Maiello. Tony! Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, a tutti. Ciao, bentornato a Radio Luis. Grazie. Come stai innanzitutto? È un sacco che non ci bene, si bene. Sente. Sì, è veramente più di un anno mi sa che non ci si vede. Esatto. Direi forse da Sanremo, mi sa. E infatti, no? Più o meno sì, mi sa che è il periodo di Sanremo. Allora, a proposito di Sanremo, diciamo appunto, 2 anni fa, nel 2010, hai vinto nella categoria giovani, appunto, del Festival di Sanremo. Sì. Quindi, sì. Da quel tempo, insomma, dal febbraio 2010 ad oggi, che cosa è cambiato? Cosa è successo nella tua vita? Sono cambiate un po' di cose, perché dopo quel periodo, vabbè, benissimo, perché poi sono stato veramente in giro tantissimo a cantare comunque in un po' di piazze in Italia, e non solo, siamo andati anche fuori dall'Italia, quindi veramente molto molto bello. Poi c'è stato, diciamo, un cambio di direzione da parte mia, ho scelto comunque di liberarmi, se così si può dire, dal contratto con la Nonnoletà, ma tra virgolette, anche perché siamo veramente in ottimi rapporti tuttora, quindi ho voluto cambiare strada, fare un po' di ricerca. E infatti sono passati poi 2 anni fino a firmare il nuovo contratto poi con la Rosso al Tramonto, quindi ci sono stati un po' di cambiamenti, non solo dall'esterno per quanto riguarda la persona, ma anche all'interno, quindi ho iniziato comunque a scrivere molto di più, diciamo, ecco, proprio in periodi di ricerca. E senti, tra l'altro a Sanremo appunto quest'anno, insomma, si stanno già iniziando i primi nomi, c'è stata un po' una polemica di Fazio all'inizio che diceva non chiamerò gente che comunque ha fatto talent e quant'altro. Tu quest'anno stai pensando di ritornare, è in procinto, c'è una mezza idea? Sì, no, non mi preoccupava tanto il fatto delle voci di corridoio, perché c'erano dei talent, anche perché se comunque nel caso in cui fosse andato a Sanremo sarei andato anche da vincitore dei giovani, quindi alla fine non mi preoccupava tanto quello, mi preoccupava più che altro il fatto di avere 2 pezzi, perché è cambiato il regolamento, certo. Sappiamo che ci sono 2 brani, anche perché io devo partecipare per forza nei big, cioè non posso andare più nei giovani. Chiaro. Quindi ci ho fatto comunque un po' il pensiero, ma se ti devo dire, ci terrei tantissimo, ovvio, quindi però ora come ora uscirà il prossimo singolo tra qualche settimana, e quindi vedremo anche come andrà questo prossimo brano che uscirà, quindi sarà una ballad, sai, comunque con un periodo, ecco, quasi invernale. Esatto. Vediamo, ci muoveremo poi di conseguenza, vediamo un po' come va questo e per un'eventuale poi partecipazione a Sanremo. E senti, a proposito del primo singolo invece del nuovo progetto che è uscito quest'estate, ovvero Chi ha inventato i sentimenti, c'è anche Martina che ci scrive sul nostro Facebook e ti chiede riscontrato il successo che ti aspettavi? Beh, guarda, no, non mi aspettavo proprio niente stavolta, anche perché c'è stato, ti ripeto, questo cambio un po' di direzione, quindi veramente era una scommessa più che altro. Non mi aspettavo la risposta che c'è stata, ovviamente, perché comunque
è piaciuto veramente tanto. Gli scontri ci sono stati anche durante i concerti, la cantavano quasi come cantano ormai, vabbè, il linguaggio della risa, che è quello lì, diciamo, quella che comunque conoscono di più. Quindi è stato veramente una bella estate questa, veramente. Non me l'aspettavo così. Ovvio che non c'è stato comunque un rumore pazzesco, perché vabbè, sappiamo sempre bene qual è la situazione comunque, ecco, dell'Italia per quanto riguarda radio, non radio, network, non network, quindi è sempre un po' quello il problema. Quindi io ce la metto tutta, continuo a fare la mia musica e sarà un giorno magari. E senti, hai avuto modo di seguire comunque un po' X Factor in questa nuova versione, in questa nuova veste anche su Sky? Ho visto un po' di provini, devo essere sincero, non sto guardando le puntate, che ti ripeto, il proprio periodo siamo, per esempio adesso, ho detto anche prima, adesso stavamo scegliendo le foto per la copertina del singolo, quindi veramente siamo un po' in delirio. Però ho visto dei provini e mi piaceva una ragazza soprattutto, che adesso non ricordo il nome, è un po' fuori di testa, se così si può dire, è un po' fatta, ma che, cioè, quando canta poi si trasforma praticamente, non ricordo il nome. Il provino si era presentato tipo con un vestitino con i fiorellini, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo nemmeno io, però insomma, vedere in caso. Allora Tony, guarda, facciamo una cosa, continua a scegliere intanto le foto, noi ci andiamo ad ascoltare la tua canzone e torniamo a chiacchierare tra pochissimo, va bene? Va benissimo. A tra poco mille. Questo è Tony Maiello con Chi ha inventato i sentimenti. Beh, con Chi ha inventato i sentimenti, siamo ancora in collegamento telefonico con Tony. Grandi, eccoci qua. Allora, tra l'altro ti saluta tutto il forum che è presente quest'oggi qui, ci sta scrivendo su Facebook. Allora, saluti da Martina, grazie. Roberta, insomma Francesca, Adele, tutti quanti. E tra l'altro ti faccio anche i saluti da parte di una co-speaker di Radio Luis, che è stata mia co-speaker, che adesso è a Copenaghen, ci sta sentendo da Copenaghen, ti fa i complimenti soprattutto per il video, che gli è piaciuto molto. Ha detto: nel video sei un figo pazzesco. Tra l'altro, vediamo anche dal vivo. Ti faccio dal vivo ancora non ti ha conosciuto, mi sa, Ludovica, che saluto, però insomma, quando vuoi tornare nei nostri studi sei il benvenuto. Dai, dillo, è tutta post produzione, Tony. Infatti, ragazzi, cavolo, avete scoperto. Sgamato. Senti, allora, il nuovo album, appunto, ci stai lavorando? Si sa già una data di quando uscirà? C'è qualcosa che ci puoi svelare in anteprima? Allora, in anteprima dico che uscirà molto probabilmente a fine anno, quindi comunque per dicembre. Okay. Siamo comunque verso dicembre. Se non per dicembre, facciamo inizio 2013. C'è sicuramente comunque questo singolo che si intitolerà Fatti del male per sempre. Sì. Che è comunque una ballad che ha, ecco, un po' queste sfumature invernali, diciamo, quindi molto molto bello. Cioè, oddio, lo dico io, questa mi piace tantissimo, quindi vedremo un po' cosa succederà. Il Radio Date dovrebbe essere venerdì prossimo. Anzi no, tra due venerdì 16 se non sbaglio, quindi per fortuna non è 17, dovrebbe portar bene. Quindi lo so, speriamo bene, incrociamo le dita e niente. Assolutamente. E senti, allora invece in America, visto che tu hai un po' questo stile R&B internazionale, no? Un po' alla Justin Timberlake, eccetera eccetera, molti cantanti si cimentano anche, insomma, nella produzione, ne so, in una linea loro di profumi, di vestiti, di abbigliamento, eccetera eccetera. Tu hai mai pensato di, che ne so, aprire la tua linea di abbigliamento o qualcosa del Guarda, genere? Guarda ragazzi, io proprio vestire, cioè zero, cioè non so vestirmi. Cioè, io veramente non vestire con stare col pigiama dalla mattina alla sera, sono proprio un tipo proprio pantofolare, nel senso che non sono di quei tipi che sta tre ore davanti allo specchio e deve vedere che cavolo mettere addosso, cioè, capito? Io veramente metto di tutto. Infatti parecchie persone mi dicono: ma come ti vesti? Io purtroppo, vabbè, un giorno in cui potrò magari permettermi, ecco, un personal stylist, diciamo così, che tutti i giorni o chiami e ti dici quello che mettere, vi farò sapere. Magari posso fare una linea, che ne so. Siccome a me piacciono gli anelli, di anelli, ma proprio di abbigliamento zero. Benissimo, allora l'attendiamo e penso che l'attenderanno in molti. Senti, invece, in chiusura, c'è qualcosa all'interno della tua carriera fino ad oggi che magari non rifaresti o faresti in modo differente? Guarda, indietro non si torna, questo quindi sicuramente. Se c'è qualcosa
che no, non cambierei niente, anche perché veramente non ce n'è bisogno. Mi hanno portato comunque a quello che comunque faccio oggi, quindi alla mia passione. Ci provo sempre tutti i giorni e in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi ecco, diciamo che tra virgolette mi è andata anche bene, quindi non posso lamentarmi veramente. Quindi rifarei tutto così come l'ho fatto. Forse cambiare il fatto che mi divertirei di più, forse magari potrei sicuramente più molto tranquillo. Di più, perché lì ero in tensione, sì, la affronterei comunque con più tranquillità, però sapete, comunque lo sapete anche meglio di me, che è un po' questo ambiente che porta un po' di esaurimento. Assolutamente. Quindi, ci sta. Senti, allora Tony, grazie per essere stato con noi. Ricordiamo che tra l'altro la canzone di Tony sarà nel quarto episodio della serie di YouTubers The Series, che dovrebbe star per uscire, quindi insomma pronto anche tu Tony a spammarlo in ogni dove, assolutamente, e chiaramente e di twittarlo insomma ovunque con tutti questi, quindi ti ringraziamo per questo e ti salutiamo da tutto lo staff di YouTubers. Grazie. Grazie mille ragazzi, veramente grazie a voi innanzitutto, e grazie, ci tengo a ringraziare a Matteo. Grazie. Giustamente io. Matteo, è giusto? Sì, sì. Okay. Dai, uno fa qualche caso, dicevo, chi è Matteo? Quindi grazie a voi di Radio Luis, e io spero di rivedermi comunque dal vivo e magari fare un altro live lì nei vostri studi, che è stato bellissimo. Assolutamente. Con molto piacere. Quando passi da Roma sei il benvenuto, lo sai. Grazie mille. Ciao Tony, grazie mille. Grazie ragazzi, grazie mille. Ciao Tony. Noi andiamo avanti, ci andiamo ad ascoltare Adele con Rolling in the Deep. Bella. There's a fire starting in my heart. Turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. Con Rolling in the Deep, e da Tony Maiello, che è stato nostro ospite proprio pochi istanti fa qui a YouTubers The Radio Show, siamo pronti con la seconda ospite telefonica di oggi. Un grande piacere di avere al telefono con noi Alexia. Ciao. Ciao, benvenuta a YouTubers The Radio Show, come stai innanzitutto? Bene, grazie, tutto bene. Allora, vogliamo iniziare subito a parlare della canzone che è appunto uscita quest'estate, A volte sì, a volte no, che anticipa il tuo nuovo lavoro discografico. Quindi se ci vuoi parlare un pochettino di quello che sentiremo e vedremo insomma nei prossimi mesi. Mi piacerebbe tantissimo. Ma sono reduce dallo studio di registrazione, sono uscita tipo mezz'ora fa, quindi stiamo navigando in un vortice di idee, di canzoni, che ognuno ha ragione di esistere e di coesistere, per cui ci saranno molte, molte novità, ma anche molte cose che in un certo senso mi riportano al passato. Tutto questo perché a un certo punto si prende coscienza di chi si è realmente, e su alcune cose probabilmente non si può prescindere, e su altre invece c'è proprio la voglia di ricerca e la voglia di andare avanti. Quindi sarà un disco abbastanza innovativo, ma anche abbastanza nostalgico. E senti, tra l'altro invece c'è stato un sondaggio su Blogosfere dove con oltre 4.000 voti sei stata la prima artista femminile che il pubblico, gli ascolta, insomma i lettori vorrebbero rivedere sul palco di Sanremo. Quindi volevo sapere innanzitutto questa cosa, se ti ha fatto piacere e se c'è l'intenzione, magari non in questo prossimo, ma magari ancora in futuro, di ritornare su quel palco. Ah, mi ha fatto enorme piacere, un piacere incredibile, perché la gente che dice questo, quindi comunque 4.000 persone si sono scomodate per dire la loro nei miei confronti. No, è una cosa molto bella. Sì, sicuramente mi piacerebbe ritornare su quel palco, perché è un palcoscenico che ti dà un sacco di energia, oltre che soddisfazioni, cioè una botta di vita micidiale dal punto di vista promozionale, ma anche proprio dal punto di vista personale, no? Ti metti in gioco ogni volta, e ogni volta se ne esci insomma con le ossa ancora tutte a posto, ma vai avanti per un bel po'.
Esatto. E allora, tra l'altro, invece quest'estate, insomma, nel periodo estivo da maggio fino a settembre sei stata in tournée qui in Italia, mentre invece ti appresti, se non sbaglio, a esibirti anche, insomma, in Polonia, ho letto, Svizzera, Canada. Quindi volevo chiederti, com'è il rapporto con il pubblico estero? È un rapporto meraviglioso, un rapporto che non è mai finito, un cordone ombelicale che è sempre attaccato, perché in fondo io sono nata proprio all'estero e sono arrivata poi in Italia, sono stata rimportata in Italia, quindi ogni volta che torno all'estero è sempre una grande soddisfazione, una gioia, perché comunque la musica italiana, nonostante quel che se ne dica, è apprezzata molto anche all'estero, quindi io ho un repertorio vastissimo che parte dai primi brani dance fino ad arrivare alle cose non ultime, appunto Oltre sì, a volte no, che nonostante la conoscano in pochi ancora all'estero, quando la suoni dal vivo comunque la gente non può fare a meno che mettersi a pogare. Assolutamente, perché da quel bel ritmo. Allora Alexia, noi ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare proprio la tua canzone e torniamo a chiacchierare tra pochissimo, ok? Sì. A tra poco, questa è Alexia con A volte sì, a volte no. Sì, a volte no. Allora siamo ancora al telefono con Alexia. Alexia, sì, sì, sono qua, eccoci qua. Allora, prima appunto parlavamo anche dei tuoi inizi in lingua inglese, no? Quindi per il mercato internazionale. Ti manca un pochettino fare un album interamente in inglese? No, perché comunque ci sono diverse occasioni in cui riesco ad esibirmi in inglese, no? Ti dico la verità, ho fatto talmente tanto lavoro su me stessa per poter approdare alla lingua italiana, alla vera cantante italiana, sì. Perché non, ti posso garantire che non è facile, no? Dopo tanti anni di lingua inglese e anche proprio di mentalità inglese, passare all'italiano è stato un lavoro durissimo, che fare proprio completamente un disco in inglese non è una cosa che mi manca tantissimo, è una cosa che se mi propongono di fare la faccio con grande gioia e con grande sicuramente professionalità, ma non direi ho finalmente un disco in inglese, tanto lo sappiamo tutti che in inglese le voci come la mia e anche di tante mie altre illustre colleghe suona 10.000 volte meglio, però siamo italiani, dobbiamo mettere, cantiamo anche noi in italiano, dobbiamo cantare anche in italiano e soprattutto dare anche dei messaggi intelligenti, perché oggi c'è bisogno anche di dare messaggi positivi alle persone o comunque incoraggiare la gente. E senti, invece pare che ormai, insomma, c'è sempre questa polemica sul fatto che ormai per sbarcare il lunario, come si suol dire all'interno della musica, l'unica strada da percorrere sia quella dei talent, dei talent show. Mm-hmm. Qual è il tuo giudizio a riguardo? Ma sai, una volta c'erano le case discografiche che facevano ricerca, quindi c'erano i famosi talent scout che andavano in giro per cantine, per piazze, anche nelle selezioni dei festival, insomma, dedicati ai giovani, che si davano da fare e cercavano personaggi nuovi. Adesso diciamo che i mezzi in generale sono tutti ridotti al minimo storico, per cui si concentra tutto appunto in questi talent, e ben venga, secondo me, questo lo dico col senno di poi, però secondo me quando approdano a questi talent personaggi che hanno fatto comunque la gavetta, perché in alcuni di questi talent si vedono persone che hanno lavorato duro da anni e che finalmente hanno la possibilità di farsi vedere e di dire qualche cosa. Se loro sono bravi devono andare avanti. Io continuo a ripetere tre nomi che sono Noemi, sì, e che sono Marco Mengoni, che comunque era, insomma, un bravo cantante, e anche, insomma, Alessandra Moroso, cioè sono tre nomi che non si dimenticano, secondo me hanno già fatto il giro di boa, non ci si ricorda nemmeno
che hanno fatto, insomma, che sono passati dai talent. Sì, almeno alcuni di loro sicuramente, altri forse un po' meno, però comunque sono persone che insomma fanno qualcosa di interessante. E senti, prima di salutarci, allora, progetti futuri, che cosa c'è in ballo? Eh beh, sicuramente c'è un grande lavoro in sala di registrazione, perché non più vai avanti con gli anni, no? E più la voglia di fare le cose nel modo migliore è alta, quindi c'è una grande passione, una grande meticolosità, anche perché c'è un'aspettativa importante da tutto il forum, da chi comunque quest'estate mi ha visto lavorare e ha visto che ci sono grosse potenzialità, quindi sono molto impegnata in studio. Poi ovviamente vedremo che cosa succede nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente io spero di avere anche il tempo di poter fare molte date all'estero, che sono già state fissate, ovviamente studio permettendo, perché il lavoro della cantante oggi è questo. Poi c'è anche da dire che i tempi sono cambiati, bisogna affrontare e raffrontarsi con queste nuove tecnologie, con internet, col web, appunto, come nel mio caso, e devo dire che alla fine sono delle nuove energie, delle nuove risorse che, prese nel modo giusto, danno dei grossi risultati, per cui cerco di lavorare anche in questo senso. Vedi la mia web radio, per esempio, che è stata una cosa che mi ha dato la possibilità di avvicinare molti più fan, perché nessuno conosceva, insomma, non tutti conoscono tutte le mie canzoni, tutte le mie sfaccettature. Grazie alla web radio ce n'è la possibilità, e poi magari venire anche a raggiungermi a qualche concerto per toccare con mano. Certo, e tra l'altro sarai anche protagonista, insomma, con le tue canzoni, del quinto episodio di YouTubers, questa web series, appunto, che noi stiamo portando avanti, quindi ci fa anche molto piacere, insomma, che tu abbia accettato il nostro invito, la nostra richiesta. E ti ringraziamo. E ti ringraziamo chiaramente per questo. Grazie a voi. Ti aspettiamo chiaramente a Roma quando passi da qui, anche nei nostri studi, e per il resto in bocca al lupo per tutto, chiaramente. Grazie a voi ragazzi, bocca al lupo anche a voi e viva la musica. Grazie mille Alexia, un bacione. Ciao Alexia. Ciao, ciao. E noi andiamo avanti, ci andiamo ad ascoltare un altro brano, e si tratta di una che è diventata giudice addirittura della versione americana di X Factor, Demi Lovato, questa è Give Your Heart a Break. I first met you told me you never fall in love. Con Give Your Heart Break. E allora mi stavi picchiando. Picchiando. Allora raga, quando ti dicono 5 4 3 2 1, dovete iniziare. I miei compagni, e gliela metti, Luigi, gliela Luigi necessita fare ciò, l'occhio nero come quello di Davide, che insomma, c'è, cioè, io non lo so, imposto. Vai. Allora, invece, adesso volete dire qualcos'altro prima di lanciare la prossima canzone? Non so cosa vuoi portarci a far dire, cosa vuoi farci dire, dai. Sì, no, lo so. Io forse sì. Sì, lo so, dai, lo so. Dai, dillo, tutti. Cosa? Ditelo. No. Vabbè, dite un'altra cosa allora. No. Cosa avete fatto in questo primo novembre, in questo ponte? Cosa abbiamo fatto? Guarda, personalmente. Ok, non ci interessa. Grazie. Io approfitto per dire che Davide ci saluta. Ah, salutiamo anche Davide. Per dirci a tutti noi. Io fa? Ha detto una cosa. Ah, detto così sembra che sia scomparso, sia defunto ormai. No, tra l'altro prima abbiamo annunciato la canzone di Kelly Clarkson, Because of You, mi sono lanciata da me in Loving Memory. No, Davide, grazie. Quindi due ne abbiamo fatti fuori. Lo vorrebbero in molti, ma non è ancora successo. Visto, ormai Davide ci scrive tramite Vanessa. No, su Facebook. Valentina, su Facebook. Ciao Vale. Ciao. Vabbè, salutiamo, volete salutare la mamma? E io direi in questo caso proprio di sì, perché Luigi ci sta ascoltando, la mamma di Luigi. Sì, Enrichetta, mia mamma. Ciao Enrichetta. Ciao Enrichetta. No, perché sta base così da tragedia? E hai deciso, visto che insomma voi decidete una canzone a puntata, oggi Luigi ha deciso questa canzone che vuole. Ti faccio parlare a te, va? No, vabbè, so che piace molto a mia madre, abbiamo vissuto per un breve periodo qui a Roma insieme, quando la ascoltavo a mia madre piaceva molto questa canzone, quindi gliela dedico. E allora, introducila pure tu, lanciala pure tu. Mamma, questa è per te, Le vibrazioni, vieni da me.
vi siete. Ancora Damiano. Arida, vedi, oggi non mi sono girato, non gli ho fatto il giro, non l'ho preso a pizza in faccia. E poi vedi quello che succede. Ma vogliamo raccontare un po' di backstage? Racco, che cosa, cosa stavi facendo? No, io niente. No, tutti quanti stavano cantando squarciagola e piangendo. Ma il bello tutti che mi hanno criticato. È una cagata pazzesca! Una canzone. C'è il delirio. E dobbiamo dire che anche il nostro regista l'ha cantata a squarciagola, anzi ci ha fatto sentire e lo proponiamo a Sanremo. Io no, stavo al telefono con Gianmarco, lo salutiamo, quindi no. Ma ci sta ascoltando Gianmarco? No, Gianmarco in treno. Ah, non lo salutiamo, basta. No, che non lo salutiamo. Chi l'ha salutato? Infatti. Salutiamo il mio. Ho dimenticato, non so se ho preso le mie. Chi è Gianmarco? Probabilmente no. Comunque, cari ragazzi, visto che oggi non è venuto nessuno a trovarci in studio, però insomma provvediamo per la prossima settimana, il breaking news ve lo beccate voi, quindi sarà fatto a voi. Quindi attenzione per la faccia di Vanessa. Gioca con noi? Certo, okay. Perché spero che non abbia letto tutta la storia. Abbiamo già letto tutto, segnato. Hai letto tutto? No. Ma su che cos'è? Proveremo. Su che cos'è? Mo lo scoprirete. Intanto la sigla del breaking news. Dai. But the question is... Questa è la sigla del The Question Is. Vabbè, ma posso fare un piccolo annuncio prima del The Question Is? No, è morto Matteo, non lo posso fare. Non lo posso fare. Allora continuiamo. Vabbè, dai, prendo il controllo della radio per dire a tutti che questa era la sigla. È uscita la quinta puntata. Come la quinta? Sì, no, perché la quarta non volevamo caricarla. Vabbè, è un disastro. Ma non è vero, ragazzi, è uscita la quarta puntata, ma la potete trovare solamente se siete molto attenti. Solo alla Lidl. No, dai un indizio in più. Sì, non la così. Ma io direi, secondo me, vi siete dimenticati un po' com'è la terza, no? Sì, ma soprattutto che c'era scritto nel. No, alla fine. Io andrei a rivedere un po' la terza. Tutta. Ma come finisce, soprattutto, che ma... diceva l'invito? Io coglierei l'invito, dai. Ma proprio sull'invito, eh. Cogliamo sì, l'invito. Sì. Invitiamo tutti a cogliere. Cogliete l'invito, voi invitati e insomma agite di conseguenza. Allora, il breaking news sono 5 domande su Nicki Minaj. Voi conoscete Nicki Minaj, vero? Certo, quella che c'ha un... sì. Bravissimo, proprio lei. Allora, no. Queste sono le 5 news. Una che, come sapete, è falsa. Dovete indovinare qual è. Allora, la prima dice... Falsa. Nicki Minaj dice no a Mario Balotelli. Seconda news. Però, senti. Nicki Minaj, Stevie Nicks la vorrebbe uccidere. Poi, terza news. Justin Bieber insieme a Nicki Minaj, il video Beauty and the Beast and the Beat è record. Obama, Mariah Carey e Nicki Minaj spero facciano pace, visto che siamo anche in periodo di elezioni. E ultima, Nicki si ridimensiona, pronta per un intervento chirurgico per ridurre no, il seno. No, questo assolutamente no. Allora, quale di queste 5 secondo voi è o Balotelli o l'ultima? Ma qual è Balotelli? O la quarta o Balotelli? La quarta è quella su Obama. No, l'ultima. L'ultima. O l'ultima o no, Balotelli? Ma no, infatti non è vero. Obama. Ah, no, Luigi non ha capito. Luigi non ha capito il gioco al contrario, dietro alla falsa. La falsa. Ah, no. L'ultima, diciamo. Perché tu pensavi che le altre fossero tutte vere? No. Cioè no, in realtà 4 sono vere. Vabbè, non sto capendo. Niente, stiamo che manco lui. Qual è quindi quella falsa? Dimmi una. Non si riduce la guarda, non si riduce il seno. Non si riduce il seno. Damiano. La quarta. Damiano dice solo in la sesta dice Damiano Obama. Anch'io Obama. E invece hanno vinto loro due. E allora io ho detto quella infatti. E allora ragazzi, sapete che cosa vincete? La possibilità di vedere la quarta puntata. No, non l'ho mai vista. Sì, la quarta puntata di cosa? Sarete gli unici a vederla. Gli youtuber sì, in anteprima rispetto a tutti. Va bene, detto questo, io butto anche un po' la scaletta così a caso e ci andiamo ad ascoltare. Ecco, vedi, no, allora, la canzone chiaramente che ci andiamo ad ascoltare è legata al breaking news e quindi è una canzone di Nicki Minaj e in particolare il nuovo singolo, perché voi dovete sapere che questa cantante sforna un singolo tipo al secondo. Peggio di Rihanna. Ecco, un altro di Rihanna, cioè fa tipo il singolo pop, il singolo R&B, il singolo è dance. Tipo Baudo? È Pippo Baudo. E tra l'altro domani verrà. Che domani viene Luis. E che chi lo sa che magari la prossima settimana anche lui insomma farà una sua presenza qua nella nostra radio. Detto ciò, quindi dobbiamo dirlo. Che cosa? Ha inventato lui.
Esatto, è lui che viene. Dietro YouTubers c'è Pippo Baudo. Il produttore di YouTubers è Pippo Baudo, quindi sappiatelo, cari amici ascoltatori. Non so che cosa dite qualcosa. Allora, qualcosa io voglio rubarti un attimo 5 secondi. Proprio 5 esatto, secondi? Per favore, fallo parlare. 5. C'è Vanessa che mi ha detto che sa cantare molto bene. Vorrei che cantasse Non è l'inferno di Emma. Ma l'ascolteremo dopo perché la canzone è pronta. Nicki Minaj con Vavavu. A boy when he could come inside and my place. Grande, grande, salutiamo il regista. No, è successo qui, conto alla rovescia 10, 9, 18, 32, via. Perfetto, grazie Tony. Dai, vai, devo dire, meno male che insomma siamo questo bel gruppo. Non era niente. Scusa, Matteo, vuoi che ti faccio la presentazione alla Sanremo? Fighissimo. Dai, fai Belen. Dai, il mio sogno, saluto Emma, mia cara amica. Ciao Emma. Ciao Belen, cammina anche così. Allora, de Checo Silvestre, Non è l'inferno. Dirige l'orchestra. L'inferno. Non è, dirige l'orchestra il maestro Luigi Canda. Vanessa Colela. Soprattutto Camarone. Vai. Ho dato la vita, il sangue per il mio paese. Io non capisco perché Matteo abbia così tanto. Ma che è finito paura. Già? Scusa. Posso continuare? Vai, vai, vai. No, ritornello, ritornello. Ritornello. Uno, no, due, tre. No, questo no. Non è l'inferno, ma non comprendo. Brava, questa canzone, grazie. Ho mantenuto la mia promessa. Mi ha chiamato Rudy Zerbi e ha detto che per lui è un sì. Per me è sì. Matteo, sei sconvolto. Io volevo dissociarmi personalmente da tutto questo. Purtroppo mi hanno rubato il programma e non posso farci niente. Grazie Vanessa per questa tua performance. Quando vuoi, Matteo, le faremo sapere. Arrivederci a Mike. E comunque diciamolo una volta per tutte. Dillo. Spieghiamo questo Find Gianluca una volta per tutte. È vero. Giusto? Sì, perché sì. Parte con questa puntata, no? Sì, con la no, quarta. Parte anche con ah no, la terza, c'era anche nella terza. Sì, sì. Cioè, c'è sempre, insomma, ci sta questo nostro carissimo amico. No, tu è un tutto, ha fatto parte della produzione, è un attore. E potete trovarlo? Nei titoli di coda, no, nei titoli di coda potete scovare la sua qual è la sua faccia, così dovete ritrovarla all'interno della puntata. Esatto. Gianluca Tucciarone, nel reparto produzione. Non è che dovete andare nel reparto produzione no, del supermercato, no, dovete no, trovarlo. No, nel nostro reparto produzione è immenso. L'abbiamo inserito un po' dappertutto, quindi insomma, cioè non solo fisicamente, ma anche insomma, cioè metaforicamente, da dire tutte. Vabbè. Comunque noto che la puntata, quindi in 3-4 hanno già trovato la puntata, quindi anche da Copenaghen l'hanno trovata la puntata. Lo so. Quanto è avanti la tua amica? Tanto. Infatti sta a Copenaghen, sta proprio più avanti di noi. Quindi dai, la pubblichiamo a momenti. La pubblichiamo, quindi sta per uscire Trick or Treat. Yeah. Number one. Trick or tubers, è vero, scusa, non avevo letto. Bravo. E allora, prima di questo ci andiamo ad ascoltare. Guarda che versione che ti ha trovato il nostro Tony, The 30 Seconds to Mars. Addirittura con Kanye West. Questa è Hurricane. Yeah. Giusto 30 secondi, arriviamo anche noi su Marte. Chissà su Marte come hanno preso YouTubers. Bene, abbiamo un corrispondente che ci ha fatto sapere, ci ha comunicato che record di ascolti. Benissimo, sì. Quindi siamo contenti di questo risultato marziano. E è proprio da Marte che ci è arrivata la notizia del giorno. C'è una notizia del giorno esclusiva che vi buttiamo così a bomba. Noi YouTubers, buona della tarda serata. Perché siamo i più fighi. Perché noi sappiamo tutto. Chi sarà il prossimo conduttore di The Voice? Allora, dopo le notizie terrificanti, anche un po' spaventose, ovvero tipo di una giuria composta da Robby Facchinetti, che con tutto il rispetto
rispetto per i Kurt, ma non c'è confermato niente. Gianni Morandi oppure altri che ha disertato. Carlo Conti poteva essere il nuovo conduttore e 10 ne scampi e liberi, con tutto il rispetto per Carlo Conti, ma non era adatto a questo programma. Invece siamo venuti a sapere che il nuovo conduttore, no, il nuovo, il primo conduttore l'unico di questa prima edizione di The Voice, che partirà a gennaio, sarà il giovanissimo Matteo Magazzù. Ci ha creduto, ragazzi. Cioè, io pensavo che veramente volesse. E invece no, sarà Guglielmo Scilla, ragazzi. Cioè, non facciamoci avere il culo. È così. È ufficiale. Non è ufficiale. Matteo ci è rimasto malissimo. Matteo credeva di avere delle carte a sua disposizione, ma sarà per il 2014, Matteo. Basta, viva. Ma intanto dobbiamo fare un 3-2-1? Certo. Perché? Per lanciare la quarta puntata finalmente. Ci siamo? Di YouTubers The Series. Quindi diamo un appuntamento prima di tutto alla prossima settimana, ricordando come sempre dalle 20 alle 21:15, sperando che non ci facciano fare ritardo come sempre. E ringrazio quindi Luigi, Daniele, Damiano, Vanessa, Alex e Tony Maiello che sono stati i nostri ospiti. Alla regia. E salutiamo i nostri attori. I nostri fan, Andrea Bartali su tutti, che lo vedo attivissimo. I nostri familiari. Saluto il mio carissimo Dave Campenni, che ha già comprato. Io tornerò a cantare invece la prossima settimana per la gioia dei miei fan. È contenta, l'abbiamo scritturata. Quindi ragazzi, 3, la follia, 2, 1. Ed è online la quarta puntata. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e ci salutiamo con Pink, e questa è Try.